Dopo vari tentativi, l'opposizione al Consiglio Comunale è riuscita a raccogliere 31 firme per sottoscrivere la mozione di sfiducia al sindaco di Napoli, Rosarusso Iervolino. Per Carlo Lamura, capogruppo del PDL, da oggi si deve considerare l'avventura della Iervolino terminata. Ascoltiamolo. È cresciuta enormemente l'opposizione in questo momento in Consiglio Comunale, è cresciuta l'opposizione grazie a altri colpi persi sul campo dal sindaco Iervolino. Noi avevamo presentato in questi anni 3-4 volte mozioni di sfiducia, ma non avevamo mai i numeri sufficienti soltanto per poterla presentare. Oggi il quadro è cambiato e il sindaco Iervolino anche deve prendere atto che una maggioranza non l'ha più. Da regolamento la mozione non potrà essere discussa prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni. Vale a dire che in Consiglio si potrebbe discutere di questo alla fine del mese in piena campagna elettorale. Dunque per il centro-sinistra questa iniziativa non ha un valore reale. Ha spiegato il consigliere Di Marzio che se l'opposizione volesse davvero lasciare il Consiglio Comunale basterebbe firmare le dimissioni davanti ad un notaio. Il sindaco Iervolino ha voluto intervenire spiegando che rassegnare le dimissioni, così come le chiede il centrodestra del Consiglio Comunale, sarebbe una comoda via di fuga e lei queste cose non le fa. Sono una persona onesta e una cosa io non posso fare. Una cosa non posso accettare delle cose che lei con cortesia ha detto, quella che è la mia uscita di scena oggi in modo irrituale, scappando, darebbe la possibilità al Consiglio Comunale e ai napoletani di conoscere la vera situazione di bilancio. La situazione di bilancio è chiarissima, il nostro è un bilancio povero. La seduta del Consiglio Comunale si era aperta con un minuto di silenzio per ricordare Massimo Ranzani, il militare rimasto ucciso in un attentato in Afghanistan.